Thank you very much. Thank you. Grazie. <laughs> that now exhausts my Italian. I'm sorry. I am very happy to be here and to see all of you. Uh, at this wonderful and festival in this uh, sono molto molto contento di essere qui con voi di vedervi tutti qui a questo meraviglioso festival in questo meraviglioso paese vorrei che salutaste anche mia moglie Janice che è seduta in prima fila I must say, too, it's a, uh, a privilege to be on the stage with such a talented and glamorous translator. Translation not necessary. <laughs> Grazie mille, non so che cosa sto facendo qui, visto che capite tutti l'inglese benissimo. Io andrei a fare delle compere. Ciao! I'm gonna be doing some shopping, bye bye. I don't need, they don't need me. Uh, I will croak and she will sing. Are you ready? <gasps> uh, I'd like to begin, please, with a question. What's half of eight? Qual è la metà Ah, yes, you're thinking mathematics, the clarity, the absoluteness, the exquisite precision. State sicuramente pensando, ah certo, la matematica, la chiarezza, l'assolutezza, la precisione es squisita della matematica. The Pythagorean theorem, the golden mean, binomial coefficients. Il teorema di Pitagora, la sezione aurea, i coefficienti binomiali. Quindi, <laughs> so, half of 8. Half of 8 is 4. Yes. Quindi dicevamo, la metà di 8? La metà di otto è 4, giusto? 1 2 3 4 5 6 sì, 8 Yes. Eight. Half of 8 is 4. Definitely 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sì, la metà di 8 è 4. Sicuro. 4. The problem is, the great danger is too many of us stop there. Perhaps you did la Half of 8 is 4. Period. Il problema è che il grande pericolo è che troppi di noi si fermano a questo punto qui e forse magari anche voi vi siete fermati a questo punto la metà di 8 e 4 punto And with the correct answer the narrowly correct answer we sit back a little smugly perhaps fold our arms and await our pat on the back Con la domanda con la risposta giusta la risposta giusta, eh? che si limita a essere giusta, ci mettiamo seduti comodi, ci rilassiamo, un po' troppo rilassati forse, ci congiungiamo le braccia e aspettiamo la pacca sulla spalla. Eh? Our gold star, our A, our membership in the elite with all the rights and privileges thereof. Aspettiamo che ne so, una medaglia d'oro, aspettiamo un 10 lode, aspettiamo di entrare a far parte di quell'elite che ha diritti e privilegi. Having the narrowly correct answer is then terminal. Minds close up shop and relax. Exploration and consequently education, growth ends. Quindi, trovare la risposta semplicemente giusta. È, come dire, il capolinea. A quel punto la mente chiude bottega e si rilassa. L'esplorazione e quindi l'educazione, la crescita si fermano. The imagination turns its attention instead to accolades and inferences, entire dimensions of reality go ignored. Universes remain undiscovered, so too then glimpses of the self in a different light. E l'immaginazione rivolge la propria attenzione agli applausi. Ecco che intere dimensioni della realtà, connessioni, nessi, vengono ignorati. E interi universi restano ancora da scoprire. E così anche restano da scoprire delle possibili spiragli che ci farebbero vedere noi stessi sotto una luce diversa. Half of eight is for absolutely, but half of eight is also EI and half of G. Is it not? Quindi half la, la metà di 8 so okay. La metà di otto è, sì, è vero, è quattro. Mm? Però no. pensateci, la metà di 8 è anche O T. Giusto? E la metà di 8 beh, potrebbe essere anche uno zero. Zero all'inizio, zero alla fine. Half of eight is also three, the right half, or a cursive capital E, the left. La metà di otto potrebbe essere una ruota, che so, la, la O, o una mezza croce, la T. Peel it off the page and slice it lengthwise down the middle, like they do ham at the deli, and half of eight is another eight, but thinner by 50%. Potremmo quindi, che ne so. Affettarla sottile, affettarla sottile lungo uno dei piani, come si farebbe con una fetta di prosciutto, e ci ritroveremo con qualcosa di ancora molto, molto meno di otto. Sto cercando di dire che con questo gioco dell'otto e della metà di otto potremo andare avanti, molto, molto avanti. È esattamente ciò che sto cercando di dire. The mind is or should be free-ranging, agile, spontaneous, disinclined to sit still, eager for fresh perspectives, for exciting discoveries, particularly the adolescent mind, to which all is new. Voglio dire che la mente è oppure dovrebbe essere libera, agile, spontanea, non avere voglia di stare mai ferma, anzi di andare sempre in cerca di nuove prospettive, diverse di nuove scoperte emozionanti, in particolare dovrebbe essere così la mente di un adolescente, perché per l'adolescente tutto è nuovo. In high school minds encounter or should encounter complexity, enormity, originality, ambiguity, implication, irony, profundity. A scuola, alle scuole medie, alle medie superiori, la mente dell'adolescente dovrebbe incontrare la complessità L l ma anche le implicazioni, la profondità. uncharted territory brave new worlds in high school adolescent minds should start building skills certainly and preparing for next steps and nurturing a spirit of curiosity and exercising the imagination trying out a variety of intellectual stances without fear of being something other than the first and easiest definition Of Quindi la mente dell'adolescente che cosa dovrebbe trovare? Un territorio vergine, dei mondi nuovi, dei mondi diversi. Alle medie superiori la mente dell'adolescente dovrebbe cominciare sì ad acquisire delle competenze, certo, e a prepararsi per i prossimi passi, ma al tempo stesso alimentare uno spirito di curiosità, esercitare l'immaginazione, mettere alla prova una vasta gamma di posizioni intellettuali senza il timore di essere qualche cos'altro che la prima e più ristretta o restrittiva definizione di giusto, come nella famosa risposta solo giusta. They be Quindi gli adolescenti a scuola, scuole medie superiori stiamo parlando, dovrebbero cominciare a perfezionare le loro abitudini l'abitudine alla eccellenza, l'abitudine alla concentrazione, e cominciare ad ampliare un po il loro repertorio di conoscenze. They be Dovrebbero fare esperienza di sfide, che li inquietano, ma anche che gli infondono energia, e anche fare esperienza di lotte. Ogni tanto, sì, perché no, di frustrazioni e sì, persino anche di qualche fallimento. Do Dopodiché, bisognerebbe che gli si desse lo spazio per capire che cosa fare di tutte queste esperienze. They should be learning perseverance when things don't go their way, and the pleasures of hard work, and the record of triumphs well earned. Dovrebbero quindi apprendere a perseverare quando le cose non vanno come vorrebbero, dovrebbero apprendere il piacere di lavorare sodo e la gratificazione di un trionfo meritato. In high school adolescent mind should come to know the quiet satisfaction of burning the midnight oil, of wrestling with lofty ideas and little by little achieving wisdom. A scuola dunque la mente dell'adolescenza dovrebbe arrivare a conoscere la tranquilla soddisfazione dello stare su tutta la notte a studiare, del uh, lottare uh, con idee anche molto elevate e pian piano raggiungere la saggezza. More than any of this, though, in high school young minds should be simply excited, exhilarated by all there is to learn. Ma... There... Okay. Sorry. Ma più di tutto quanto quello che ho già detto, a scuola la mente del giovane dovrebbe molto semplicemente essere emozionata, eh, esaltata, resa euforica da tutto quello che c'è da imparare. They are after all just starting out and a wide, complex, largely, wonderful world awaits them, needs them. Perché in fin dei conti. I giovani sono soltanto ai primi passi, sono agli esordi e là fuori c'è un mondo grande, un mondo complesso, per lo più meraviglioso, che li aspetta e che ha bisogno di loro. Per tutte queste cose, per l'intero catalogo di tutte queste cose, suggerisco di leggere. I certainly am awfully glad to see you again, says the transfixing Daisy Buchanan to poor lovesick Jay Gatsby in F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby. Questa, queste poche battute vengono da un libro molto noto. Sono davvero molto contenta di rivederla. Dice la stupenda Daisy Buchanan al povero Jay Gatsby. Gatsby, morto d'amore per lei, nel grande Gatsby di Fitzgerald. This is the first time they've seen one another since Louisville five years earlier. The moment of their reunion. Coming upon Gatsby in her cousin's bungalow and is for Daisy a complete surprise. These the first words she utters after he has dedicated his every breath to her, has built palaces of spun sugar for her, or rather his idea of her. Per five long years with the sole hope of reuniting with her in the in Moonlit gardenia scented Fairy Tale Love è la prima volta che si rivedono e, e si imbatte in Jay Gatsby nel, nel Bungalow di sua cugina, e Daisy nel, nell'imbattersi in lui è totalmente presa di sorpresa. Quelle sono le prime parole che lei pronuncia, che emette, dopo che lui, Jay, ha dedicato a lei ogni suo respiro, ha costruito per lei palazzi di zucchero filato, per lei o forse per l'idea di lei che lui ha in mente. Sono cinque lunghi anni che lui, come dire, eh, la sogna, la immagina nella sola speranza di ritrovarsi con lei in questa specie di favola d'amore.

Piatte, banali, di una cortesia algida, una sorta di doccia fredda. E come dovrebbe prendere Gatsby queste parole? Il narratore, la voce narrante del romanzo, Nick, ci fa notare che la voce di Daisy ha un tono artificioso. Is her statement evidence, then, of a discreet ruse, with Nick there listening in to conceal her breathless delight and passion reignited at the sight of her one true love returned to her? Le cose che Daisy dice, allora, che cosa sono? La dimostrazione che, mentre Nick, la voce narrante, ascolta, lei pone in atto un trucco un po' scaltro per nascondere il fatto che lei stessa è senza fiato per la felicità. La passione di rivedere il suo vero amore che finalmente si ricongiunge con lei. Or is it to politely hide her discomfort, even distress at being confronted suddenly by a linen suited stalker up from the underclass, o, invece, quelle parole dovrebbero servire per Daisy a nascondere il suo disagio, e persino il suo sgomento per il fatto di trovarsi di fronte all'improvviso. Questo strano personaggio dall'abito di lino perfettamente stirato, che in realtà è un parvenu, è uno che proviene da una classe inferiore. Or is it to keep a mere o invece ancora le parole devono servire a Desi per tenere. A distanza, questo Gatsby, che in fondo non è stato un momento, fuga è un momento fugace di divertimento, ma appartiene a una fase della sua vita ormai passata, tenerlo a distanza mentre intanto lei elabora le sue strategie? Well, what's half of eight? Allora, torno alla mia domanda di prima. La metà di 8, qual è? Ask the same half of eight question in a room full of teenagers, as I'm prone to now and then, and once they get the hang of it, faces light up. Allora provate a fare questa stessa domanda, qual è la metà di otto? In una sala, in una stanza, in un'aula, piena di adolescenti, come capita a me di fare ogni tanto, una volta che mangiano la foglia e capiscono che dietro la domanda c'è qualche cos'altro, i loro volti si accendono. Insieme è come se avessimo saltato un muro. E questi ragazzi, nei quali si accende la luce del pensiero, cominciano a spargersi in tutte le direzioni, alla ricerca di un terreno fertile, un humus fertile, e chissà che cosa scopriranno. With just that we've our Con questa semplice domanda, posta nel modo giusto, in qualche maniera ridefiniamo la nostra avventura insieme. And Walt Whitman's celebrations of the commonality of the human experience, or Stephen Crane's assurance that we're all in the same boat, or Ernest Hemingway's assertion that courage is what we have against the existential darkness—these are no longer clunky teacher conclusions spoon-fed to the quasi-receptive, who remain alert only for a grade's sake. così. Allora, la celebrazione del senso di comunanza. Insito nell'esperienza umana fatta da Walt Whitman, allora l'assicurazione che ci fa Stephen Crane che siamo tutti nella stessa barca, allora l'affermazione di Ernest Hemingway, secondo, lui, il, secondo cui il coraggio è tutto ciò che abbiamo per difenderci contro il buio esistenziale, allora tutte queste non saranno più noiose conclusioni tratte da noiosi insegnanti e somministrate. Come quasi col cucchiaio, a dei ragazzi semiricettivi che rimangono svegli soltanto perché stanno pensando al voto che dovranno cercare di prendere. Instead, of gold. E invece, se la domanda è posta nel modo giusto, questi giovanissimi, questi ragazzi nei, cui, nei quali si accende la luce del pensiero, eh, cominceranno a trovare modi nuovi, diversi, di vedere ciò che è sempre e da sempre è lì. Cominceranno a scoprire nuovi tesori. And long dead are alive again and wise. In quel momento scrittori, scrittrici che sono morti ormai da tanto tempo, torneranno a vivere e torneranno a diffondere il loro sapere, la loro saggezza. Non saranno più loro e, e le loro opere degli ammassi in informi di informazioni, di nozioni da digerire e poi da ritirare fuori al momento giusto, cioè al momento dell'esame. And literature becomes a vital anthology. In questo modo la letteratura diventa un'antologia di parabole piena di vita, perfettamente accessibile, perfettamente rilevante anche per l'adolescente del nostro tempo. And correct answers aren't the end of learning. Perché guardate che la risposta giusta non è la fine dell'apprendimento, non è lì che si conclude. In, fact, we come to see is about In realtà, anzi, apprendere, e ben presto ce ne accorgeremo, è una cosa che ha ben poco a che vedere con la risposta giusta e l'intelletto non è semplicemente uno strumento, un attrezzo che possiamo utilizzare per ottenere un vantaggio e è una fonte di straordinario eccitante meraviglia in a class full of interested teenagers interested students being intelligent lee wrong or better another version of right in an intelligent way is for the teacher trying to help them grow far more useful in una classe che è piena di ragazzi che provano interesse per la materia che provano interesse per ciò che stanno studiando essere intelligentemente in errore, sbagliarsi intelligentemente, che poi è un altro modo di dire avere ragione in modo intelligente, essere questo per l'insegnante che eh, cerca di aiutarli a crescere è una cosa molto più utile. Now we have reason to roll up our sleeves, to open things up and see what we see. E quindi adesso abbiamo un motivo per rimboccarci le maniche, cercare di aprire un po' le cose e vedere che cos'è che vediamo. A quel punto i ragazzi si sentono trasmettere un'energia, una sorta di ispirazione e cominciano a capire che il perché delle cose conta molto più delle cose stesse, il perché conta più del cosa. A quel punto un'ora passata sui banchi di scuola diventa veramente un'ora ben spesa. The brain Emily wrote is wider than the sky. La grande poetessa Emily Dickinson ha scritto che il cervello è più ampio del cielo, più vasto del cielo. And across that firmament have soared Fitzgerald and Emily Dickinson and Mozart and Michelangelo. and Shakespeare and Dante. And e quando dico il cielo parlo del firmamento che è stato attraversato come da tante stelle filanti, da Fitzgerald, dalla stessa Emily Dickinson e da Mozart e da Michelangelo e da Shakespeare e da Dante. In fact, and here we're back in the eye of the beholder territory, the sky, the firmament, the universe is no wider nor narrower than our comprehension of it. Anzi, Il cielo, il firmamento, l'universo è ampio, vasto oppure stretto, fate voi, esattamente tanto quanto la nostra comprensione dell'universo stesso. Sto dicendo quello che disse, con parole alate, un poeta antico, quando disse che la bellezza è nell'occhio di chi la contempla. E uh, we think, as you might remember, therefore we are, and by that same logic, we think, therefore the universe is and so too of course everything in it forse vi ricorderete che c'è un tale che ha detto cogito ergo sum pensiamo dunque siamo in base alla stessa logica pertanto an pensiamo anche che l'universo sia e quindi naturalmente che siano tutte le cose che sono nell'universo time space being these are abstract constructs and therefore subject to interpretation Love, fear, determination, hope, these are at the very heart of what it means to be human and they are abstractions. Tempo, spazio, essere sono nozioni astratte e pertanto sono soggette a interpretazione. Amore, paura, risolutezza, speranza sono al cuore di ciò che significa essere umani e sono astrazioni, sono nozioni astratte. They are thoughts. And when we think, when we think at our best, When we want to get it right and share what we've come up with to optimal effect. When we hope to connect with other thinkers in a most profound and useful way, we write. Ho nominato dei concetti, sono idee astratte, sono pensieri. Quando pensiamo, quando pensiamo al meglio possibile, quando vogliamo veramente fare una cosa fatta bene, quando condividiamo ciò che abbiamo scoperto nel migliore dei modi, quando nutriamo la speranza di poterci rapportare ad altri che pensano come noi, nel modo più profondo, più utile, che cosa facciamo? Scriviamo. Speaking Naturalmente parlare rispetto al pensare non è che, per così dire, una bozza. Mettiamo insieme dei pensieri così come ci passano per la testa, rapidamente li mettiamo in parole e li sputiamo fuori. But only if what is understood is what is heard, if what is heard is what is said, if what is said is what is meant, have we gotten through. Però l'operazione riesce soltanto. Se ciò che viene compreso è ciò che viene udito, se ciò che viene udito è ciò che viene detto, se ciò che viene detto è ciò che veramente si vuole dire, soltanto allora facciamo la cosa giusta. E queste sono operazioni molto complicate quando cerchiamo di compierle rapidamente, al volo. Con una pagina blanca di però, prendiamo as long as we need. We concentrate, we release the imagination, we stroll the stacks of all we've learned. We compose and cut and add and cut again and tinker and sand and polish. Invece, quando abbiamo davanti una pagina bianca, una pagina vuota, possiamo metterci tutto il tempo che occorre. Ci concentriamo, mettiamo in moto la nostra immaginazione, passiamo in rassegna tutto ciò che abbiamo imparato, componiamo, tagliamo, aggiungiamo, ritagliamo. Scartavetriamo, rifiniamo. Il risultato di tutto questo lavoro di scrivere potrebbe anche beh, durare in eterno. La sua rilevanza, la sua saggezza, la sua potenza estetica. Tutto quanto questo potrebbe restare fresco. Così come era nel momento in cui il nostro inchiostro si è asciugato. Provate a leggere questo racconto. È un racconto breve di uno scrittore americano, Irwin Shaw si intitola mm, Le ragazze con gli abiti d'estate. È stato scritto oltre 70 anni fa. Ma a leggerlo direste che è stato scritto stamattina. Don Quixote, more than 400 years ago. Provate a leggere il Don Quixote di Cervantes, scritto oltre quattro secoli fa. Try the It's Provate a leggere o a rileggere l'Odissea... Omero sembra suggerire questo pensiero. Che stupido essere stupidi o ignoranti. E quando dico Omero, non si sa chi sia stato, Omero. È intelligente essere intelligenti. Humility and civility and loyalty matter and home and family matter most of all. Ci dice ancora il poeta che l'umiltà, la civiltà, la fedeltà, la lealtà sono cose che contano e più di tutto contano la patria, la casa, la famiglia how 3000 years ago. difficilmente queste idee potrebbero essere più rilevanti più contemporanee più giuste oggi pensate che lui le ha scritte chiunque sia stato omero quasi 3000 anni fa Our teenagers need to know this. They need to immerse themselves in it, to marinate in it a while, and make it part of their consciousness. I nostri ragazzi, gli adolescenti di oggi, hanno bisogno di sapere queste cose. Hanno bisogno di immergerci si dentro e di marinarci un pochetto dentro, fino a quando queste cose diventano veramente parte della loro coscienza. Literature, the written word, the elegant musings of superior thinkers, is vital and immediate. immortal. It's a crude wisdom, human capital, our greatest, most enduring legacy as a civilized thinking species. La letteratura, la parola scritta, le eleganti riflessioni di intelletti superiori sono vitali, sono immediate, sono immortali. Sono un capitale umano fatto di saggezza accumulata. Sono, per me, il retaggio più grande e più duraturo che abbiamo come specie pensante. Books wrote Plutarch 1900 years ago, delight to the very marrow of one's bones. They speak to us, consult with us and join us in a living and intense intimacy. Plutarco ha scritto la bellezza di 1900 anni fa queste parole. I libri ci deliziano, ci danno un piacere che va fino al midollo delle nostre ossa. Ci parlano, ci consultano e si uniscono a noi in una intimità viva ed intensa. And every word in every book is entirely pointless if we don't read. Vi dico di più: che ogni parola che è scritta in ognuno dei libri che esistono è perfettamente inutile se non leggiamo. Mark Twain, grande scrittore americano, ha fatto un'osservazione molto spiritosa. Dal punto di vista dell'ignoranza, dice Mark Twain, c'è ben poca differenza pratica fra l'essere incapaci di leggere e lo scegliere di non leggere. Ray Bradbury suggests there's little practical difference between ignoring books and burning them. È e un altro scrittore americano, Ray Bradbury, ci ha fatto capire che c'è ben poca differenza sul piano pratico fra l'ignorare i libri e dargli fuoco. Reading nourishes the mind, the heart, the soul. It affirms our humanity.

La lettura è qualcosa che ci collega, che ci lega gli uni agli altri, è qualcosa che ci indica e ci addita il cammino, è che ci presenta, che ci pone dinanzi alla mente idee che ampliano, chiariscono e rafforzano le nostre conoscenze. Our children must, we must then read. E allora i nostri figli, e anche noi diciamolo, dobbiamo leggere, leggere. We must read about Daisy Buchanan and Hamlet and Robinson Crusoe and Huck Finn and Mr. Kurtz and Enrico Bottini and Zorba, not just to find in them elements of ourselves, but to make them, or anyone else we read about, part of ourselves, which is to say part of our larger comprehension of the human experience. E allora dobbiamo leggere, dobbiamo leggere di Daisy Buchanan, di Hamleto, di Robinson Crusoe... di Huckleberry Finn e di Kurtz e di Enrico Bottini e anche di Zorba, non soltanto per trovare in ciascuno di questi personaggi letterari qualche elemento, qualche componente di noi stessi, ma per fare di loro una parte di noi stessi, cioè una parte della nostra più ampia comprensione dell'esperienza umana. And while invariably there is recognition in reading, even exhilaration, I'm sorry, which we can find both helpful and reassuring, even exhilaration, more important still is discovery. Nella lettura c'è invariabilmente una componente di autoriconoscimento, ci riconosciamo, ma se questo è vero, e può essere di grande aiuto, può essere qualcosa di rassicurante, può essere qualcosa di addirittura emozionante, io credo che sia ancora più importante il fatto che nella lettura c'è la scoperta in reading about Okonkwo or Madame Bovary or Augustus McCrae we're adding to our own all too brief all too limited encounter with life quello che voglio dire è che quando leggiamo le avventure di Okonkwo oppure leggiamo il romanzo della, di Madame Bovary o mh, le avventure di Augustus Macrae cosa stiamo facendo Ampliamo il nostro incontro con la vita che lo si sa poiché siamo umani è troppo breve è troppo limitato Reading then is an expansive endeavor, and enriching and, one hopes, ennobling. Quindi leggere è un'attività che ci amplia, che ci espande, che ci arricchisce e spero io anche ci rende un po' più nobili. Reading delineates right and wrong, reading illuminates possibilities, tests exigencies, inspires ideas. La lettura ci fa capire Cosa è giusto e che cosa è sbagliato? La lettura fa luce sulle nostre possibilità, mette alla prova le nostre esigenze, ispira le nostre idee. If we've read them well, we feel with Anna Karenada or Oliver Twist and not for them. At the same time, we see and feel the urgency of their situation and the conflicts with which they have to contend. Their experiences become ours. We emerge all the wiser. Se abbiamo letto bene le pagine a loro dedicate, noi sentiamo con Anna Karenina, sentiamo con Oliver Twist, non sentiamo per o al posto loro. Al tempo stesso viviamo, vediamo, sentiamo l'urgenza delle loro esigenze, delle loro situazioni e i conflitti con cui sono alle prese, cosicché. La loro esperienza diventa la nostra e da questa lettura veniamo fuori più saggi. Finora ho parlato di scrittura letteraria, ho parlato di opere letterarie, ma lo stesso si potrebbe dire e credo si dovrebbe dire anche della non-fiction, della saggistica, per esempio. Come facciamo a sapere chi siamo senza conoscere la nostra storia? A world or drama or or Provate a immaginare un mondo senza la poesia, senza i lavori teatrali, senza il giornalismo, senza le biografie, senza i libri di memorie. With reading we are what at once within and without and ours becomes a deeper and more comprehensive and more informed consciousness or for a different half of eight this spanish proverb books are a hindrance to persistent stupidity leggendo siamo al tempo stesso dentro e fuori e la nostra coscienza diventa più profonda più ampia più informata O se la vogliamo mettere in un modo diverso, vi ricordate la domanda sulla metà di otto, tante risposte diverse possibili, sentite un po' questo proverbio spagnolo, i libri sono un ostacolo alla persistenza della stupidità. Perciò la lettura ci aiuta a pensare più grande e a pensare meglio, cioè diventiamo più grandi e migliori leggendo. Again and again, what it means to be a fully realized human being is illuminated in our literature. Think for yourself, believe in yourself, work hard, persevere, care about and take responsibility for the world and for one another, prize integrity, value what you do for its own merits, protect your ideals, keep learning always, laugh, love, appreciate the gift of life. La letteratura fa luce. continuamente, più e più volte, su ciò che significa davvero essere un essere umano pienamente realizzato, pensare con la propria testa, credere in se stessi, lavorare sodo, perseverare, avere cura, prendersi la responsabilità del mondo, prendersi la responsabilità gli uni degli altri, attribuire il giusto valore all'integrità, attribuire il giusto valore a ciò che facciamo per il suo merito proteggere i nostri ideali perciò continuiamo a imparare sempre ridiamo amiamo apprezziamo il dono della vita It's all right there for us in books. tutte queste cose sono lì che ci aspettano dentro i libri and speaking of books if you'll forgive a graceless and somewhat self-serving transition as it happens I've just Ora, a proposito di libri, se mi perdonate questo passaggio forse un po' sgraziato, forse persino un po' interessato, beh, di libri ne avrei scritto uno anch'io. The disbelief you hear in my voice has fairly deep antecedents. I grew up, you see, in a house full of books, across the street from the public library, which felt to me like my library. Forse avete avvertito nel tono della mia voce una certa incredulità. Mm. Effettivamente questa incredulità ha delle radici piuttosto profonde. Io sono nato in una casa piena di libri e sull'altro lato della strada, proprio di rimpetto, c'è la, la, la biblioteca pubblica, che per me me la sono sempre sentita come se fosse la mia biblioteca. Quindi fin dai tempi in cui, come dire, ancora mi nutrivo di filastrocche infantili, adoro leggere. My father, for whom I am named, is a writer, and among my most cherished boyhood memories is falling asleep night after night to the sound of his typewriter as he wrote his first book. Mio padre, di cui porto il nome, era uno scrittore, e fra i miei ricordi d'infanzia, quelli a cui tengo più di tutti, c'è quello di quando mi addormentavo, notte dopo notte, Al suono della sua macchina per scrivere, mentre lui stava preparando il suo primo libro. 45 years later at the 81 he has just finished his 10th book written on that same typewriter. Sono passati 45 anni, mio papà ha 81 anni e ha appena terminato il suo decimo libro sulla stessa macchina per scrivere. Since 1986 I have been sharing with teenagers not now nearly 5000 of them

Mi è stata data l'opportunità di scrivere io stesso un libro che scaturisce da quello che faccio tutti i giorni, dal mio lavoro, e da un modo di vita che io amo molto. Beh, questa è una cosa veramente emozionante e molto gratificante. And hard to believe difficile da credere, direte voi My book, My Modest Little Book is a Meditation on Adolescence, written for teenagers and anyone with an interest in them. Here are a few pages. From a about il mio libro, il mio libretto modesto, non è che è una meditazione sull'adolescenza. È stato scritto per gli adolescenti, ma anche per chiunque si interessi o lavori con gli adolescenti. E qui vi voglio dare semplicemente qualche parola da uno dei capitoli che, riguarda, che parla di scuola: Teachers, libere professori, vogliono offrire studenti le insights e le esperienze che crescere, non troppo gli insegnanti, i bravi insegnanti, sono le persone che desiderano offrire ai propri studenti le intuizioni, le esperienze di cui hanno bisogno per crescere. Non è una cosa tanto complicata. Non è una cosa tanto complicata. La mattina si presentano a scuola e il motivo è proprio questo. Vogliono trasmettere questa cosa. Qual è il problema? Il problema sta... nel modo in cui questa esigenza è percepita e da chi è percepita e anche nei metodi migliori per affrontarla irrespective of aptitude every student walks into a classroom accompanied by his or her own particular apprehensions and hopes and those of his parents or her, of his or her parents and teachers administrators school boards college admissions people politicians near and far and grandparents down in Boca Cioè, ad, dis, eh, qualunque sia l'inclinazione, l'attitudine dello studente, Ogni studente, ogni singolo studente la mattina entra in classe accompagnato da apprensioni, da speranze e dalle sue apprensioni e dalle sue speranze, e dalle apprezzioni e dalle speranze dei suoi genitori e poi dei suoi insegnanti e poi dei dirigenti scolastici e poi che ne so, eh, delle persone che fanno da consulenti e poi da quelli che si occupano di stabilire se uno ha i titoli, i meriti giusti per essere ammesso all'università e dalle apprensioni e dalle speranze di politici e dalle pensioni e dalle speranze dei nonni che stanno giù al paesello. È cioè è un elenco lunghissimo, tutti quanti, queste persone hanno una posta in gioco e accompagnano ciascuno degli studenti in classe la mattina. An tutte And queste advice. persone hanno un'opinione, tutte queste persone hanno un consiglio da dare. With great inflation, flights of pedagogical whimsy, initiatives laudable in spirit like No Child Left Behind, and more dubious notions like teacher compensation and retention based on student performance or standardized, te standardized tests, the situation becomes both nebulous and complex. Il tutto diventa ancor più nebuloso e ancor più complesso con il fatto che c'è una sorta di inflazione dei voti scolastici. Ci sono le varie tendenze pedagogiche, a volte molto capricciose, che vengono, vanno, cambiano. Ci sono alcune iniziative prese dai politici, a volte possono essere lodevoli, da noi in America ne era stata presa una. Per la promozione, diciamo, dell'istruzione scolastica, che si intitolava una cosa come nessun bambino deve restare indietro, oppure in Italia c'è stato qualcosa del genere, forse ci sarà. Ci sono altri complessi, concetti come quello di come vanno compensati gli insegnanti. O se vanno. Uh, Compensati gli insegnanti sulla base di, dei risultati scolastici che i loro studenti ottengono sulla base di test standardizzati. Una gran confusione. As a consequence, hard data grades, test results per student spending, graduation rates, four year college matriculation numbers become the talking points. And Let with the talk, so goes perception, and with perception, so goes policy. When all of us know learning defies numbers. La conseguenza di tutto quello è che si parla molto di più di voti, di risultati dei test e degli esami, di spesa pubblica per studente. Di tassi di uh, come si dice boh, conseguimento del titolo di studi, di immatricolazioni. Si parla molto più di queste cose, si pensa molto più a queste cose che non alla, so alla sostanza e tutto questo gran discorrere influenza anche la politica. Ora tutti sappiamo benissimo che il sapere è una cosa e le cifre sono un'altra cosa, ben diversa. Learning true learning is about expanding comprehension and deepening wisdom. It's about joy, exhilaration. It's about enriched and fulfilling and productive lives. Perché noi know sappiamo benissimo che il sapere, cioè il vero senso dell'apprendimento, è qualcosa che ha a che fare con, con la comprensione, con la crescita di una certa saggezza, ma anche con l'entusiasmo, ma anche con il fatto di arricchirsi personalmente in modo da poter vivere una vita più piena, produttiva. It's about discovering how little you know and trying to do something about it, not only for the joy of discovery, which is of course real, but to be a responsible citizen of the planet inoltre imparare significa scoprire quanto poco sappiamo e cercare di porre rimedio e non soltanto per l'amore e la gioia dello scoprire, che naturalmente sono cose realissime, ma anche per diventare dei cittadini responsabili di questo nostro pianeta. Quindi imparare ci serve per esempio a sapere come possiamo renderci utili, dove possiamo renderci, perché renderci utili. It's about the ability to see. Imparare è imparare a vedere. I voti, i risultati dei test vi dicono molto poco riguardo a tutte queste cose e invece noi continuiamo a parlare di voti, di come vengono attribuiti i voti, di risultati, parliamo sempre di cifre, parliamo sempre di numeri. Meanwhile, we lay into a really great meal—not for the numerical breakdown of the nutritional benefit, nor do we get together with friends uh, with an eye on a consequent uptick in the cognitive or experiential re experiential register. Pensiamo all'apprendimento come se fosse un grande pasto, hm? una mensa imbandita. Ecco, noi ci andiamo a interessare, ci occupiamo di apprendimento soltanto. Affrontandolo sotto il punto di vista dei componenti nutrizionali pesati, soppesati, quantificati, eh? e parliamo con i nostri amici di questi tipi di cose, quantità di uh, esperienza cognitiva assunta, come se fossero delle cose che si mangiano, pesando, soppesando. Nor do we laugh, or kiss, or sing, or dance, or enjoy the sun. Or admire a catbird, or weed the garden, or root 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 for the home team, because doing so will look good in life's ledger. E guardate che nella vita delle persone non si ride, non si bacia, non si canta, non si danza, non ci si gode la luce del sole, non si mh, contemplano gli animali, non si strappano le erbacce dal giardino, non si fa il tifo per la squadra del cuore, perché poi ti danno un bel voto che va sul registro della vita, non è questo? learning is or should be like that and when education becomes a calculated exercise in putting up numbers particularly in the child's mind learning suffers allora se imparare sono tutte queste belle cose che ho elencato quando invece l'istruzione diventa un esercizio calcolato di mettere delle cifre nelle caselle corrispondenti e questo finisce nella mente di chi, di chi impara l'esperienza dell'apprendimento ne soffre L'insegnante che non lo capisce. Mh? Beh, per quell'insegnante si preparano tempi duri. E sapete che vi dico? È giusto che sia così. Studying Herman Melville, or rather dipping a toe into the great tossing sea of Herman Melville, <laughs> or studying Cicero's orations, or the Song of Solomon, or French gerundives, or differential equations, or the Wilmot Proviso, matters not in the grades a student might achieve, nor in the information he'll retain, nor in the skills he'll hone, nor in the college or career toward which it will move him closer. It matters in his excitement at discovering what's there. Studiare. Uno scrittore a caso, Herman Melville, e in questo caso potremmo dire intingere i, 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 i piedi nel grammare eh, agitato di Herman Melville, oppure studiare le orazioni di Cicerone, oppure leggere il Cantico dei Cantici, oppure studiare i gerondivi nella lingua francese o le equazioni differenziali o che so io, tutto questo non conta per il voto che lo studente può o può non eh, ottenere non conta neanche il limite per le informazioni che gli resteranno nella zucca, neanche per le competenze che riuscirà a acquisire. Non conta per la carriera universitaria verso la quale si potrebbe orientare. Conta nella sua emozione e per la sua emozione di scoprire che cosa c'è lì, che c'è lì. He do it. And we adults need to help him understand it this way, for the holy macro, would you please take a look at these moments? Available to anyone willing to observe and think about what he sees. Allora, uno, perché dovrebbe studiare? Si potrebbe chiedere: Beh, è bene che lo studente studi, e noi adulti dovremmo cercare di aiutarlo a capire le cose sotto questa luce. Semplicemente perché studiare significa a un certo punto vivere, fare esperienza, impossessarsi di quei momenti che sono disponibili, momenti di emozione, di esaltazione direi persino, disponibili a chiunque è disponibile a osservare e a riflettere un po' su ciò che vede. When builds into a wildfire, it's all pure joy. Intellectual growth, information retention, skill honing and shiny grades will surely follow. Mettiamo le prime cose al primo posto, cioè quando c'è tanto entusiasmo, tanto amore per l'apprendimento, questo div può diventare una sorta di incendio. Ecco, se è così, è una gran gioia, è una pura gioia. Uh, poi tutto il resto, cioè la crescita intellettuale. E il trattenere le informazioni nel cervello, il perfezionare le proprie competenze e anche l'avere buoni voti, sono tutte cose che ne discendono, ma sono solo conseguenze. In altri termini, sono cose che possono diventare completamente irrilevanti perché uno studente che è animato dall'entusiasmo per, per la conoscenza Avrà troppo da fare e si divertirà troppo a imparare e non ci penserà più ai voti e a tutte queste altre cose. Vedrà che prodigio è questo mondo in cui viviamo. E probabilmente comincerà a intravedere o comincerà quantomeno a pensare con interesse a quale sarà il suo posto in questo mondo. L'aspirazione comincerà a glow. Quindi cominceranno a nascergli dentro delle aspirazioni. And when I tell my students, è esattamente ciò che intendo dire quando dico e ripeto ai miei studenti che i voti contano soltanto per il ragazzo o la ragazza, per lo studente, che non ha colto il messaggio, che non, è, che non sta andando nella direzione giusta. What begins in delight, said Robert Frost, ends in wisdom. Perché un grande, un grandissimo poeta ha detto una volta che ciò che comincia con il piacere finisce con la saggezza. Paint a watercolor, play the commodities market, haul freight, raise sugar beets, hike the Appalachian Trail, sell software, land a tarpon, fill a cavity, restore a '65 Mustang, gaze at the sunset because you enjoy and believe in the endeavor. Cioè gli esseri umani. Dipingono un, un acquarello, mh, operano sul mercato borsistico, fanno i trasportatori, fanno i coltivatori di barbabietola da zucchero, fanno il trekking sugli appalaci, vendono software, pescano, eh, che so, otturano un dente, restaurano una vecchia auto. Contemplano il tramonto perché... Ne godono perché questa cosa gli dà piacere e perché ci credono. E questa è la motivazione. Allora, se noi facciamo credere ai ragazzi che gli scopi dell'apprendimento sono diversi, ma che cosa impareranno mai? Che beneficio, che vantaggio trarranno mai dal loro studio se noi li mettiamo sul binario sbagliato? Se a teacher doesn't see it this way, or can't for whatever reason pull it off hand him his hat io dico che l'insegnante che non capisce questo o che non riesce a farlo per qualsiasi voglia motivo forse è meglio lasciare che se ne vada per la sua strada the primary purpose of grades and test scores is external parents guidance counselors administrators college admissions people can get some idea some highly imperfect idea of how a student has performed Voglio dire che lo scopo principale di tutto quello che abbiamo detto prima, cioè i voti, i risultati dei test, è uno scopo estrinseco, no? Cioè può servire a genitori, eh, pedagogisti, dirigenti scolastici e tutta quell'altra gente che abbiamo detto prima, a farsi un'idea molto imperfetta per la verità di come sta andando lo studente, va bene? Reason, grades can be helpful internally along the lines of carrot and stick. Per questo motivo, sotto il profilo intrinseco, cioè della motivazione del, dello studente, il voto può essere d'aiuto così come può essere d'aiuto la politica del bastone e della carota. That, reason, can be mostly, um, that he or she has the power of the red pen gives a teacher leverage, which comes in handy from time to time. Ora, il, come dire, ha in mano il potere della, della penna rossa, o rossa e blu una volta era, e può esercitare questo potere, qualche, qualche volta è persino, persino utile, ogni tanto. Moreover, there are, or can be, e poi si potrebbe persino dire che c'è un rapporto fra il voto e i vantaggi, i benefici che lo studente ha ottenuto nel meritarselo quel voto. Va bene. But is the a fair and Però dobbiamo sempre chiederci se l'insegnante è un valutatore giusto, oggettivo. Are the in which the is being the most e bisogna anche chiedersi se lo studente viene veramente valutato in base a dei parametri che sono quelli giusti. Riformulo la domanda. Il ragazzo che a scuola cioè il ragazzo animato animato da una forte ambizione, per esempio, o competitività, è necessariamente un ottimo studente? And how are Qual è la nostra definizione di ottimo, anzi, com'è la nostra definizione di studente? Is another kid, the one who loves her class, can't wait to get there, can't get enough of what she's learning, has seen her life improve because of it, inspires others with her enthusiasm, but has not yet evolved into a consistent home run hitter? Is she a poor student? Riformulo la domanda. L'altro studente. Quello che adora andare in classe è impaziente la mattina di uscire di casa. Vuole sempre studiare, vuole sempre imparare. Ha constatato che la sua vita è migliorata perché si è messa a studiare sodo. Quello studente è quella studentessa che è di ispirazione agli altri con il suo entusiasmo, ma non è ancora uno studente da tutti otto, tutti nove o tutti dieci. Vogliamo dire che questo è un cattivo studente. C-plus Passion, joy, growth, these are difficult to quantify, assess, and compare. Eh, forse viene reputato un cattivo studente o studentessa perché attualmente ha dei sei e mezzo o dei sette meno. In altri termini la passione, la gioia, la vera crescita del, dell'apprendere sono, come dire, cose molto difficili da quantificare, da valutare, da confrontare e da misurare. In looking at the aggregate, we're assuming, aren't we, that different but uniformly effective teachers value the same set of skills or even the same attitudes and grade the same way according to the same criteria? Cioè, quando facciamo questi discorsi sui voti, sui test e i risultati dei test, partiamo da un punto di partenza che non è necessariamente però vero, cioè che tutte queste persone, questi insegnanti, diano delle valutazioni che sono uniformi diciamo paritetiche, che misurino le stesse cose nella stessa maniera, addirittura gli stessi atteggiamenti e diano gli, i voti secondo criteri che sono uguali per tutti. Ma sarà veramente così? Anche le scuole sono molto differenti l'une dalle altre e anche la cultura delle diverse comunità dentro le quali le scuole esistono può essere diversa. With so many is an and of, of allora io vi chiedo, quando ci sono tante variabili in gioco, è veramente possibile un sistema equo e esatto di valutazione obiettiva degli studenti? Is even e mi spingo ancora più avanti, ma è proprio necessario valutare gli studenti? If the teacher's purpose is to help a child grow, can he should he also sit in judgment, stamping or not stamping passports to future opportunities? Cioè se lo scopo della professione di insegnante è aiutare i ragazzi a crescere, ma secondo voi è giusto che l'insegnante sia anche il giudice che si siede sul suo scranno e mette eh, i timbri come lo fa che ne so, il doganiere alla frontiera sul passaporto che può costituire l'avvio di un ragazzo verso il futuro, è giusto questo? Poi, altra domanda, chi lo dice quando è che l'esperienza della vita scolastica passata in classe sui banchi darà frutto? Chi lo può sapere? Something your mostly forgotten sixth-grade social studies teacher said in passing one drizzly February afternoon back in Doylestown might appear suddenly in your head, rich and radiant, 23 years later, under a blazing Wyoming sun, when for the first time you pull off the highway, stride through the sage, and see there before you a pioneer's name and mid-19th-century date carved into the granite of Independence Rock. Può capitare. Che è una cosa che il vostro insegnante di che ne so, greco o latino va detto così fugacemente un giorno, un pomeriggio mh, piovoso di febbraio, in un luogo vi torni repentinamente, sorprendentemente nella testa 23 anni dopo, mentre state da tutta un'altra parte, con il sole a picco, imboccate l'autostrada. Uh, andate avanti e davanti a voi, esperienza di un americano, vedete il nome di un pioniere e una data della metà dell'Ottocento inciso nel granito della Independence Rock. Può succedere. And wham, your fingers tingle. Was that long ago class then, because you got a mediocre grade on your westward expansion report, a wasted opportunity for the kid you used to be? Quando vi succedono queste esperienze, vi sentite come una specie di, quasi di prurito, di solletico nelle, nelle dita e, e vi chiedete se veramente, in fin dei conti, tutto quello che avete appreso in quelle lunghe ore di lezione, magari spesso noiose, è stato veramente tutto sprecato. Forse non è così. Isn't it possible, o even likely, that the habits of mind inspired in art class, or mathematics, or music? influence even decades downstream how you see and think about anything? Isn't this education? Cioè, non è possibile, anzi direi probabile, che quelle abitudini mentali che vi hanno instillato, o cercato di instillarvi quando stavate a lezioni di greco, di latino, di matematica, di musica, vi abbiano influenzato sottilmente anche a decenni di distanza, tanto che impregnano tutto il vostro modo di vedere, di pensare. In fondo non è questa l'educazione. From my observation both at school and at home, the contemporary teenager is a fascinating amalgam of strengths and needs and apprehensions and ambitions and attitudes and habits of mind, both frustrating and encouraging, and great heartening promise. Concludo con qualche notazione proprio personale dal mio osservatorio che è la scuola, ma anche la casa. Posso dirvi questo, che i teenager, gli adolescenti di oggi sono un amalgama completamente affascinante di punti di forza, di debolezze, di apprensioni, di ambizioni, di atteggiamenti, di abiti mentali. Sono frustranti, ma al tempo stesso molto incoraggianti. Sono una promessa, sono molto promettenti e questa promessa vi deve rincuorare, vi deve fare caldo al cuore. Yes, they could, they should read more. È vero, potrebbero leggere di più, anzi dovrebbero leggere di più. So to the rest of us. Ma anche tutto il resto di noi dovremmo, potremmo anche leggere di più, giusto? And they learn to think for and think e dovrebbero, beh, imparare a pensare con la propria testa e imparare a pensare al di là di se stessi. And so too the rest of us. Ma anche noi, no? Dovremmo fare questa stessa cosa. To be with teenagers day, day after day, to enjoy their company, to try to help them along a little, to share with them great reading, to explore with them big ideas and help chart the years to come is exciting and a privilege and an honor. Essere in compagnia di adolescenti, tutti i santi giorni che Dio mette in terra, godersi la loro compagnia, cercare di dargli una mano a crescere un po', condividere con loro le vostre letture. Esplorare con loro delle idee che sembrano troppo grandi, aiutarli a farsi una mappa per gli anni che li attendono, è una cosa emozionante. È un privilegio ed è un onore. And good fun. E poi è divertente, è divertentissimo. All you see, Ho cercato di farvi vedere che la domanda qual è la metà di otto ha molte risposte possibili. Grazie. Thank you. Marina Спасибо. Grazie. Grazie.